tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Operazione Metal Detector, sequestrati 50 quintali di metalli pregiati e denunciate 8 persone. Trova un portafogli con 1000 euro e lo restituisce alle forze dell'ordine, cittadina invitata in questura da Antonio Lauriola. Il Carnevale di Fano, protagonista all'Expo di Milano, tra poco in diretta le immagini della sfilata. Buonasera cari telespettatori, benvenuti a Occhio alla Notizia. La polizia di Pesaro ha denunciato 8 uomini tra campani, milanesi e di etnia rom per furto aggravato e ricettazione. La banda era specializzata in furto di rame e alluminio. I particolari di questa vicenda nel servizio di Simona Zonghetti. Quasi mezza tonnellata di rame sequestrata, aziende di Pesaro e San Marino messe in ginocchio e 8 uomini denunciati per furto aggravato e ricettazione. Questo è il frutto dell'operazione Metal Detector, portata a termine dagli agenti della polizia di Pesaro insieme ai colleghi di Rimini e alla gendarmeria di San Marino. La banda sgominata, composta da rom, milanesi e campani, aveva una base d'appoggio in un capannone di Rimini in zona Sacra Mora e metteva a segno furti di oro rosso e altri metalli pregiati. L'indagine è partita nell'ottobre scorso, quando avevano rubato un camion carico di alluminio nella ditta pesarese di trasporti Graziano Guerra. Ma dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza si è riusciti a risalire alla targa di un'auto e poi a 3 componenti della banda. I malviventi, di età compresa fra i 25 e i 43 anni e già conosciuti alle forze dell'ordine, sono stati poi sorpresi nel capannone di Rimini, intenti a spellare grossi cavi elettrici per prepararli alla vendita. Da questi fili ricavavano 7 euro al chilo. Il continuo delle indagini ha consentito di identificare in fretta gli altri 5 criminali, anche loro pregiudicati di età compresa fra i 40 e i 50 anni. All'attività del gruppo sono stati ricondotti altri 5 colpi tra la provincia di Pesaro e Urbino, in altre italiane e nello stato di San Marino, dove è stato rubato anche materiale in bronzo e ottone per circa 20 quintali. Un danno indotto inestimabile per le aziende. Sicuramente il danno non è tanto nella sua quantità quanto nel valore degli oggetti che erano stati trafugati e che causavano una importante perdita per l'azienda che aveva difficoltà a riprendere le attività. I furti a San Marino quando sono stati messi a segno? Sono stati messi a segno quest'anno, a partire in realtà dal 2014. Naturalmente sui furti sammarinesi erano già aperti dei procedimenti penali che poi metteranno nelle condizioni le magistrature dei due paesi di poter interagire a loro volta con una collaborazione internazionale. Sono furti gravissimi, ha sottolineato il dirigente della squadra mobile di Pesaro, Silvio Bozzi. Riescono a provocare danni ingenti non solo alle aziende che subiscono il furto, ma anche al commercio e alle ditte collegate come quelle di trasporto. Questa tipologia di furti è in grado di attrarre l'attenzione criminale, naturalmente, di soggetti provenienti da aree criminali diverse, quindi abbiamo la presenza di un rom, di due milanesi e di campani. Ecco, questa è una delle caratteristiche preoccupanti di questo tipo di furti, di delitti. Ora procederà l'autorità giudiziaria di Rimini. Come ha sottolineato più volte, è stata molto importante questa collaborazione fra Stati, fra Repubbliche. In questo caso sì, ma la collaborazione è sempre importante delle attività investigative. Spesso i risultati si ottengono anche con la collaborazione dei cittadini. Quindi vediamo come la collaborazione, la squadra, ha sempre una marcia in più. Ecco, i furti nella nostra provincia sono in calo, sono in aumento? Io ho già detto in occasione della festa della polizia, siamo una città in controtendenza, fortunatamente. Questo dimostra che l'attività investigativa, l'attenzione nostra, l'attenzione della Polizia di Stato verso questo reato predatorio è molto alta.
Bene, l'avete sentito nei titoli, questore di Pesaro Antonio Lavoriola questa mattina ha compiuto un gesto veramente importante perché ha invitato una cittadina che aveva trovato un portafoglio contenente 1000 euro e lo ha portato alla polizia e poi la polizia lo ha restituito al legittimo proprietario. Vediamo com'è andata. Trova un portafogli con 1000 euro in contanti e lo restituisce alle forze dell'ordine. È il nobile gesto compiuto da Fiorenza Coli, una commessa pesarese di 54 anni, che ha ritrovato l'oggetto in zona Tombaccia e senza pensarci due volte lo ha consegnato in questura. Per dimostrare vicinanza e riconoscenza alla signora, il questore Antonio Lavoriola ha voluto invitarla ad una conferenza stampa, raccontando questo gesto di alto senso civico. Logicamente ho dovuto aprirlo, mi è dispiaciuto, gliel'ho anche detto, però per poter vedere se c'era un documento o qualcosa, per poterglielo riportare o chiamarlo. Però purtroppo non c'era indirizzo, niente, e quindi ho portato in questura, è stata la prima cosa che ho pensato. Quando poi ho visto tutti quei soldi, sinceramente ho richiuso, svelto e sono partita in questura. Quando e dove è accaduto? Io abito a Tombaccia, nell'angolo di via San Marino con via Terni. Era sopra la riga bianca dello stop, quindi il portafoglio nero sopra la riga bianca si vedeva. Gli agenti poi hanno riconsegnato l'oggetto al legittimo proprietario, un meccanico del posto a cui era uscito il portafogli di tasca mentre si recava al lavoro a bordo del suo scooter. È arrivato in pratica 2 ore dopo a casa e mi ha ringraziato all'infinito, insomma, ecco. E ho detto non mi basta un grazie, finito lì, non ho bisogno di, cioè, come se fosse per me. Bene, chi ha seguito oggi pomeriggio la diretta alle ore 17 di Fano TV è stato catapultato nel padiglione Italia dell'Expo. Per quanti non hanno potuto assistere oggi pomeriggio alla nostra diretta, ora abbiamo naturalmente sempre all'Expo di Milano la nostra troupe con Marco Ferri che si dovrebbe trovare davanti allo stand della Regione Marche. E intanto, mentre insomma che ci posizioniamo, noi lanciamo il servizio e vi facciamo vedere quello che è successo oggi pomeriggio. All'Expo di Milano oggi è la giornata del protagonismo della provincia di Pesaro e Urbino, ma Fano, con l'allegria del suo carnevale, l'ha fatta da padrona. Ad aprire la sfilata il gruppo storico La Pandolfaccia con i tamburi e gli sbandieratori, poi le miss che reggevano una lettera a ciascuna per comporre la parola della città. A seguire i 10 componenti della scuola di danza New Latin Academy che hanno ballato con parrucche e tricolore, una mascherina e le magliette della manifestazione più dolce d'Italia. A chiudere invece i trampolieri e la storica musica arabita con gli strumenti più bizzarri e strampalati. Una vetrina importante, questa che ha permesso alla città della fortuna di mettersi in mostra nell'ambito delle iniziative parallele all'apertura del padiglione Marche, riflettori dell'esposizione mondiale, dunque puntati su Fano e le sue tipicità, accompagnate dalle eccellenze della provincia di Pesaro e Urbino grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio. È la miglior pubblicità che possa esistere perché finalmente Fano, il carnevale di Fano, sarà conosciuto da tutto il mondo, cioè parla tutte le lingue del mondo. Abbiamo insieme creato questa meravigliosa atmosfera del carnevale. E da Milano, cari amici di Fano TV, buon carnevale a tutti. Passando per Piazza Italia, i gruppi hanno sfilato nel Decumano, una delle due arterie principali del quartiere, lunga circa 1 chilometro e 800 metri. Il carnevale fanese ha contaminato Expo con oltre 100 artisti in una giornata in cui erano presenti oltre 100.000 visitatori italiani e stranieri. Bene, ed ora andiamo anche noi in diretta all'Expo di Milano con Marco Ferri che vedo posizionato con alle spalle una bella scritta Fano Carnevale e tante miss. Marco, a te la linea, raccontaci cosa sta accadendo in questo momento. Ma praticamente in questo momento si sta concludendo la terza e ultima sfilata qui nel Viale Cardo dell'Expo di Milano. Ci ha raggiunti la musica arabita che oggi ha fatto divertire migliaia e migliaia di visitatori qui all'Esposizione Universale di Milano. In diretta dunque queste fasi finali di questa straordinaria promozione sicuramente per il Carnevale di Fano.
dal servizio avete visto quello che è successo. Con me c'è anche il sindaco della città di Fano, Massimo Seri, al quale chiedo subito com'è andata questa giornata milanese. Beh, è stata una giornata veramente impegnativa, ma devo dire emozionante, dove la Fano è stata protagonista, il Carnevale di Fano è stato protagonista dell'Expo. Devo ringraziare veramente tutti che sono stati bravissimi, poi con questo caldo era difficile. Quindi veramente una bella giornata, un buon risultato e penso che la città e tutto il territorio ne trarranno vantaggio. Bene, direi che per il momento è tutto. Con queste immagini di grande festa vi salutiamo qui dall'Expo di Milano. Ebbene, con la musica rabita un po' di allegria è piombata nel padiglione Italia all'Expo. Cambiamo argomento. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha espresso il cordoglio della città per la scomparsa di Paolo Mataloni. Per anni di servizio presso la questura di Pesaro come responsabile della squadra mobile e della Digos, nonché responsabile del commissariato di Fano, capo di gabinetto, finendo la carriera come primo dirigente alla questura di Rimini. È una perdita che ci addolora profondamente, dice il sindaco. Mataloni è stato un vero servitore dello Stato e un punto di riferimento umano. A lui va la gratitudine della comunità pesarese per il suo esempio di vita. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore. I funerali si svolgeranno domani alle ore 10 nella chiesa di Madonna di Loreto. Sarà sepolto a Pesaro. E in questi giorni di festa, chi si è recato al Lido di Fano ha notato uno stato, ahimè, di incuria, in particolare nel molo e nella darsena borghese. Vediamo il servizio. C'è malcontento tra i fanesi nel vedere che la città non è ancora in ordine nonostante l'arrivo della bella stagione. Ieri si è celebrata la festa della Repubblica e sono stati tanti turisti che hanno deciso di fare una passeggiata in zona mare. Ma chi si è recato nel molo tra la spiaggia del Lido di Fano e quella dell'Arzilla ha notato uno stato di incuria lungo la passerella. Come potete vedere dalle immagini, tra gli scogli sono presenti bottiglie di plastica, cartacce, contenitori vuoti di detersivo e sporcizia varia. Inoltre è pieno di rami secchi e cespugli da cima a fondo. Inoltre, più volte i fanesi turisti che passano le loro vacanze a Fano avevano lanciato un appello all'amministrazione comunale tramite Fano TV, chiedendo di sistemare la passerella corrosa dalla salsedine e sempre più fastidiosa da calpestare a piedi nudi. Sono troppi, infatti, i sassi che fuoriescono dalla pavimentazione, avevano raccontato, per poter passeggiare senza scarpe o sandali. Io sono ritornato a Fano da quasi circa 11 anni ed è da 11 anni che è così, che è così. Una volta non era, quando ero ragazzino io era tutto diverso, era tutto molto più semplice, d'accordo, però non c'erano queste cose qui. Ecco. Ed era anche meno doloroso camminare? Senza dubbio, anche perché magari noi le scarpe all'epoca non le avevamo, avevamo i piedi che ci consentivano di passare sopra quelle cose lì, ma oggigiorno io stesso faccio fatica a camminare. Se lungo il tratto di ciclabile Fano Fosso Seiore le erbacce che invadevano la pista sono state tagliate, continua lo stato di curia alla darsena borghese, dove regna il grave stato di degrado in cui si trova ormai da tempo la balaustra. In più spuntano anche cespugli d'erbe scritte con un pennarello nero. Inoltre si attende ancora il trasferimento delle vele, che saranno spostate all'altezza di Gimarra, per cui si attende solo l'ultimo permesso delle ferrovie. Un nostro telespettatore invece ci ha inviato questa mattina una segnalazione dei cavi elettrici esposti in un palo dell'illuminazione lungo viale che delimita il parcheggio del cimitero urbano sul lato della via della Giustizia. Mentre facevo una passeggiata, ci ha scritto, ho notato un palo dell'illuminazione che presentava i cavi elettrici esposti come se qualcuno avesse voluto fare una bravata senza pensare al danno che potrebbe causare a qualche passante, specie se con un bambino, visto che l'altezza è quella a cui si trovano i cavi, è giusto quella di un piccolo bambino. Dopo aver pubblicato la segnalazione sul nostro sito occhiolanotizia.it, ASET SPA è intervenuta per ripristinare il danno allo stesso tempo, però ci ha ricordato che per qualsiasi problema potete contattare il numero 800 000 989.
E guardiamo un'altra foto, sempre mandataci da un nostro telespettatore, che mostra il telone della tenso struttura posta in Sassonia, evidentemente, come potete vedere dall'immagine, danneggiata con un taglio a 7. E quindi, insomma, ahimè, la struttura è ormai definitivamente danneggiata. Luca Ceriscioli non era presente con la delegazione che si è recata all'Expo di Milano perché è impegnato a creare la sua coalizione. È andato però a trovare oggi i suoi studenti dell'Istituto Tecnico Industriale, dove insegnava matematica fino a poco più di un mese fa, prima di mettersi in aspettativa per le elezioni. È stato un momento molto emozionante, ha detto. Fino a un anno fa non avrei mai immaginato tutto questo. Abbiamo fatto un pezzo di strada insieme, aveva detto il giorno dopo il voto Ceriscioli, e mi sembra giusto andare a trovare i miei ragazzi. A breve il governatore fisserà le date degli incontri con gli alleati per mettere mano alla composizione, appunto, della giunta. Si comincerà con il PD, poi a seguire le liste che lo hanno appoggiato, Uniti per le Marche e Popolari. Parliamo di sport, pallavolo, perché venerdì la grande pallavolo maschile sbarca a Pesaro. Sì, il 5 giugno prossimo all'Adriatic Arena si tingerà dell'azzurro dell'Ital Volley per il match contro la Serbia, valido per la World League 2015. Vediamo. Che cosa si svolgerà venerdì sera? Un grandissimo evento. Torniamo a Pesaro dopo tanti anni, dopo aver fatto tanti anni fa il record di pubblico in Europa, che ancora esiste per i centri, medi centri chiaramente, non per le città da 8 milioni di abitanti. Italia-Serbia, era Italia-Jugoslavia, riapre la stagione degli azzurri. Credo che sia l'evento, la prima partita, l'evento più importante. Abbiamo anche molto entusiasmo nel pubblico, abbiamo già fatto, non dico sold out perché sarebbe esagerato, però ci aspettiamo l'ultima, come si dice, l'ultima spallata in questi 3 o 4 giorni. I prezzi dei biglietti sono anche molto contenuti. Devo dire grazie, chiaramente, oltre che alla Pallavolo di Pesaro, il sindaco, gli assessori, però l'Adriatic Arena, se c'è il pubblico dentro, è uno spettacolo da vedere. A che ora sarà l'appuntamento e dove sarà possibile acquistare i biglietti? Adriatic Arena, venerdì 5 alle 20:30. I biglietti, finita la prevendita, si acquistano o presso i comitati federali, provinciali e regionali, a Fano per quello che riguarda Pesaro, e oppure direttamente all'Adriatic Arena. E spostiamoci a Fano, principalmente al Fenile, dove fervono i preparativi per la festa del fagiano e della fragola, in programma dal 4 al 7 giugno. Vediamo cosa accadrà. Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, ritorna quest'anno la festa della fragola e del fagiano. Sì, diciamo che è nato dal 2013, si era lasciata tanti anni fa, data bene il 2013, ancora meglio il 2014, e ci auguriamo che il 2015 sia poi il massimo della manifestazione. E sono previsti 4 giorni di festa. È una manifestazione che io ho voluto con forza in qualità di Presidente della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione mi è venuto dietro, abbiamo cominciato, come ho detto prima, nel 2013, poi nel 2014, e cerchiamo di andare avanti, cerchiamo di migliorare, anche se qualcosa purtroppo le cose non vanno, sempre in una manifestazione generale, ci auguriamo che il tempo ci tenga. E dico solo, aspettiamo tanta gente, ci siamo già preparati, organizzati su tutto quanto, e penso che la manifestazione possa dare il successo massimo che ha dato gli altri anni. Da chi è organizzata la manifestazione? Questa manifestazione è organizzata dalla Fondazione Agraria Cante di Montevecchio e l'Associazione Quattro Quarti. Questa manifestazione non ha cambiato molto il programma perché l'abbiamo ritenuto vincente, ma abbiamo aggiunto una tavola rotonda sull'olio. Il programma della manifestazione, il giovedì alle ore 16:30 c'è questa rotonda su tavola rotonda sull'olivocoltura al territorio. Il giovedì è un torneo di buraco, sempre alle 9 di sera, alle ore 21. Il venerdì c'è una serata di ascolto e ballo con l'orchestra Palazzi Group. Il sabato la finale di Coppa di Calcio sarà trasmessa su un maxi schermo e ci sarà l'orchestra Simpatia anche il sabato, e la domenica ci sarà l'orchestra spettacolo Castellina Pace. Naturalmente c'è un menù molto variato, il fagiano ce ne sarà in abbondanza, e quindi siete tutti benvenuti.
Bene, e con questo è tutto, si chiude qui questa edizione di Occhio alla Notizia che tornerà naturalmente domani sera, se vorrete puntualmente noi saremo qui alle 20.30, buon proseguimento con i programmi di Fano TV, buona serata a tutti voi.